Ciò che nella scienza diciamo oggi è che l'universo è finito ma illimitato. Questo vuol dire che l'universo ha una distanza massima che noi possiamo vedere e questa distanza massima è definita dalla velocità della luce. La velocità della luce è il limite massimo che tutti i corpi con una massa possono raggiungere, perciò tutto ciò che c'è nell'universo può raggiungersi solo se viaggia al massimo come la velocità della luce. Questo in qualche modo definisce il limite dell'universo, ma non possiamo immaginare qualcosa che stia oltre questo limite. Questo dipende dalla parola stessa di universo. Universo vuol dire tutto ciò che esiste. Se immaginiamo di porre qualcosa fuori dall'universo, staremmo rompendo l'idea stessa di universo. Pur essendo finito, però, l'universo non ha una forma. Per avere una forma dovrebbe avere un confine e dovrebbe essere immerso in qualcosa di più grande. Provate a immaginare una formichina che cammina sulla superficie di un palloncino. Noi che guardiamo il palloncino sappiamo che è finito, è limitato, ma la formichina sulla sua superficie camminerà all'infinito, non troverà mai un confine. Ecco, noi nei confronti dell'universo siamo come la formichina, solo che l'universo invece di essere un palloncino è un qualcosa di più complicato, ha più dimensioni e quindi non riusciamo a immaginarlo. L'idea però è la stessa. Non c'è un confine, non c'è una forma. Nonostante questo, non possiamo vedere all'infinito. C'è una distanza massima all'interno dell'universo.